Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Civi, questo nuovo video di Telefarise. Ve ne andiamo avanti, vediamo un po' che succede, parliamo con questa qui e destriamoci, vediamo un po' come va. Come il gruppo ascolta e spiegazione, vediamo cosa dice. Ripiego, al centro addestramento combatti in solitario o in gruppo a volta con regole speciali, a volte sarà, dai. La difficoltà è impostata sul normale, gli oggetti non sono ammessi. Ripeti la battaglia migliorando il tempo per sbloccare ulteriori ricompense. Regole speciali. Alcune prove prevedono regole speciali, solo atterramento. Infliggi danni solo a nemici atterrati da attacchi boost, non disponibile per X minuti. Prova a bloccare in tempo per indicarlo. Non ci ho capito un cazzo di quello che ha detto, però comunque facciamo in singolo, vediamo un po' come va, ma prendiamo Alpha perché io mi trovo più con lui. Il problema è gestimento per Alfen, perché gli altri sono un po' alti, io ho 22, siamo un po' in merda qui. Mi dà la salvia e che mi serve tanto. Vabbè, proviamo, dai, accetta la sfida. Cosa devo fare? Vabbè, in 2 minuti. Ogni viaggio inizia dal primo passo, solo chi ha il coraggio di compierlo potrà raggiungere nuove vette. E ora iniziamo il vostro percorso di allenamento. Livello 21. Ok. Ok. Sfondamento totale. Ok. Ah cazzo, non l'ho fatto in tempo. Ok, sfondamento atomico. Ti ho proprio sfondato il culo, ragazzi, cioè, nel senso buono, però la parola. Ok. Ma porca vacca, cioè, sono andato proprio a prenderlo, insomma, nel senso. Dove vai, signore? Insomma, non si fa così, porca vacca. Ci hai fatto male, quanto mi dispiace. Tosh, spacca culo. Ci hai fatto male. Ossia, boia, quanti siete noi, aspetti un attimo. Ma che cosa fa questo uomo qua, insomma? Non si fa così, Jumanji. Ok. 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 Andata bene, andata bene, andata bene. Culo di sfondamento, qua siamo. Ok. Porca vacca. Sono messo male, però. Non è che io devo ammazzare quello. Chiedo, eh. Niente, non ho mica capito un cazzo. Io lo stavo uccidendo e poi lui si è rigenerato. Sono più pericoloso del nemico. Avete ancora molto da imparare, ve lo dovete vedere. Adesso c'è un grande stronzo, lo sai, perché io l'avevo ucciso uno. Vabbè, riproviamoci, dai. Andiamo un po'. Ok. Devo vedere se riesco a prenderlo, upla, in un punto particolarmente a lui. Ok. Io avrei schivato questo animale. Ok. Jumanji. Ok, fondamento, porca la ballata. Si è fatto male? Perfetto. Ok. Cioè, si fa, so che è poi una palla, perché comunque sono forti. Io avrei schivato, però, insomma, nel senso. Ok.
doppio. Avrei schivato. Il tuo stronzo. Ok. Non è che io magari posso curarmi, non so, chiedo, Cambia personaggio di battaglia e non posso farlo. Ok, gli ho interrotto. Perché lui effettivamente non ha tantissimo. Ok. Perfetto. Toh, adesso è morto però. Adesso ci ragioniamo. Prima non aveva molto senso quello che era successo. Voi cosa dite? Ok. Adesso è un'altra cosa. Aspetta un attimo. Ma cosa fa, signore? Non si fa così. Ok. No, no, aspetta un attimo. Ok. Perfetto, perfetto. Ok. Sì, si è messi male, Può darsi ce la faccia, come no. Probabilmente più no. Però ci provo, dai, insomma, nel senso. Ok. Ah, peccato. Ok. No, no, no. Che sfiga. Vabbè, ce l'ho fatta. Per poco, insomma, nel senso. Bravissimo, travolta dall'entusiasmo, finito per sbriciolare la pietra che ti devo in mano. Allenarsi è sempre un piacere, peccato che il tempo voli. Se non sbaglio, è la vostra prima vittoria. Permettimi di omaggiarti il vostro talento con questo piccolo premio. Mi auguro vi sproni a raggiungere risultati ancora migliori. Salvia. Erba che incrementa i punti vita massimi, è molto efficace sul consumo, in fondo è una scarica di energia. Ok, quindi io ogni volta che la faccio, no, non lo so se me lo dà ogni volta. Però tempo completato record 3 minuti. Posso farlo in meno. Dopo aver atterrato un nemico. Mi hanno infetti solo dopo aver atterrato un nemico. Non ho capito un cazzo di quello che ha detto. Vabbè, se facciamo in gruppo, che cosa succede? Ma ce ne sono tanti. 80. E quanti di questi riesco a fare? No, chiedo, nel senso. 30. Io non ce la farò mai, ragazzi. Poi non me li metti neanche in fila. Sei un po' stronzo, sai? Vabbè, ho capito che ci tornerò, per carità. Molto bello. Però non sono all'altezza di potercela fare. Bisogna essere veramente cretini per avvicinarsi a quelle guardie corazzate, estremamente estrarre l'arma e sfidare il duello. Non è colpa mia, le vostre armi sono troppo belle e potenti, la tentazione è stata troppo forte. Cos'hai, 5 anni? Ti comporti sempre così? Usa la testa, non vuoi finire in cella? Se non vuoi finire in cella, insomma. Ma qui è ancora da parlare, c'è. Noi guardie siamo sottoposti ad un addestramento rigoroso, sin dal giorno del reclutamento, con l'obiettivo di raggiungere la forma perfetta. Gli Zegul che oseranno sfidare questi non vedranno il sole domani. Andranno giù uno dopo l'altro. Sì, li ammazzerò tutti. E poi inizio a pensare che nella guardia finiscono solo i matti. Ormai è diverso tempo che ripeto sempre le stesse solfe, ma non ho ancora avuto il coraggio di avvicinare alla reception. Ok, tutto chiaro, qui abbiamo parlato. Ci tornerò sicuramente, ma non adesso perché non ho il livello e ci ho messo troppo. Ok, quindi possiamo andare dal Lord Incat, che si chiama, insomma, quello lì, insomma. Salve, lei è? Nessuno, a quanto pare. Vabbè. Allora, qua cosa c'è? Un cazzo di niente. Beh, sono contento. Poi vediamo se c'è altro.
Salve. Onestamente nutro molti dubbi sulla convivenza con i danani, ma alla fine ci sono abituato. Ok. E questo? Non dice un cazzo. Questo? Questo è il palazzo di Avutelia, la residenza di Dohalim, lord di Elde Menacha. L'accesso è severamente proibito a chiunque non possieda l'autorizzazione di sua signoria. Allontanatevi per cortesia. Porca vacca. Avete appuntamento a palazzo? In tal caso rivolgetevi al Dahano di quelle parti. Ma porca vacca. Non ce l'ho appuntamento al palazzo. Posso andare lo stesso? Ok. Entriamo? La porta è sbarrata. E dove cazzo devo andare? Porca vacca. Allora, fatti vedere. C'è il testamento. Allora, due posti si sono preclusi. Adesso vediamo se posso andarci. Perché effettivamente alcune cose sono cambiate. E può darsi che ci siano liberati dei posti. Ok, qui sembra che ci si può andare. Fatemi vedere, va. Che posto strano. Cosa mi dici? Più avanti si aprono i boschi di Ghilane. Non è una zona pattugliata. Vi consiglio di inoltrarvi da queste parti. Sarebbe pericoloso. E non posso andarci. Vabbè. Che brutta storia. Intanto prendiamo questo. Un fungo. Ma che cosa meravigliosa. E ci posso andare qua adesso? No, di qua sono venuto. Che cazzo faccio? Cosa vuoi? Procedendo si arriva alla cava di Razun. Potete visitarla liberamente, ma fate attenzione a non cadere nella macina. Finire polverizzati deve essere piacevole, ma immagino che non sia per un cazzo. Vabbè, andiamo. Vediamo un po' cosa cambia. Ci sarà qualcuno, no? Cucu, permesso? C'è nessuno? Posso entrare? Posso trasire? I'm sorry. I'm not feeling well today. Could I please take the day off? Oh, that's terrible. Rest up and try not to strain yourself. I'll let the others know. Thank you. I appreciate it. Ok. Puoi dirlo, ma conosci il detto fa ciò che ami e non lavorerai un giorno in vita tua? L'importante è trovare la giusta motivazione, no? Insomma, sì, ha ragione. Qui non si fa un cazzo? Signorina salve, non mi dice niente a lei. Qui lo vedo brutto. Ehi, non è una bella zona in cui fermarsi a riposare. Rischi di farti male, tutto bene? Oh, mi spiace, non mi sentivo bene e ho preferito fermarmi a riposare. Qui l'aria inizia a essere stantia. Forse è meglio uscire per una passeggiata. Ok. Vediamo cosa c'è qua. Uella Peppa! E vediamo cosa c'è qua. Oh, saloscia! Ammasso di opale. Ok. Oh, salve, lei è? Mi informo sempre sulle condizioni di salute degli operai e su eventuali loro infortuni. Serve a garantire la massima sicurezza. Beh, è una cosa lodevole, insomma. Va bene, io dovrei aver fatto tutto. Vediamo un po'. Vicint, no. Ovviamente stavo uscendo. Ah, proprio una quest. Guarda le mie armi, le ho costruite lavorando con il piccone, niente male, vero? Già, ho idea che ti farai valere al centro di addestramento, ma non lo so. Ne ho montati la testa e i tuoi avversari non resteranno fermi a farsi distruggere come le rocce di cui ti alleni di solito, in effetti è vero. Everybody seems so happy working here. And it seems like the soldiers are there to actually protect them rather than keep an eye on them. I don't get it. How can it be like this? Vediamo. Ah, prima di Dohamim il regime renano non ci avrebbe mai concesso una pausa come questa. Infatti, ora il vero problema sono i burocrati, non i sodali, i soldati. Ah, assolutamente, ho letto benissimo, è stato proprio bravo. I sodali. non c'è niente di meglio di un bicchierino di qualcosa di forte dopo una giornata di lavoro, giusto? Insomma, dipende da cosa fai. Vabbè, ma c'è qualcosa. Oh, ma che cosa fantastica, un po' di pomodoro. Ma ci voleva, in effetti è buono. Salve, mi fa qualcosa? No, mi dà un cazzo. Vediamo. Halt!
Salve. I presume you're Alphen of Orbis Calaglia? I'm Captain Kisara of the Eldamenencia Guard. Just Kisara? No last name would make you a Danon. So it does. Is that a problem? The Guard. Wait, so you're saying the Lord of Eldamenencia has Danons protecting him? In this country, Danon guardsmen aren't unusual. Everyone who enlists does so of their own free will. She sounds like she's serious, Alphen. That makes no sense. Don't your people remember 7 years ago? Wouldn't you be grateful if you were finally allowed to live as a free person? And for my part, there is no greater honor than being chosen to serve His Excellency, Lord Dohalim. I feel no shame. But all of that aside, I came seeking you, Alphen, at Lord Dohalim's behest. He wishes an audience with you. With us? Indeed. He awaits you at Ottolina Palace. That is, if you choose to accept. I am here only as a messenger, not a kidnapper. Your reply? All right. We'll meet your lord. Very well. I shall return and deliver your acceptance. Please don't keep him waiting too long. Before you go, what lies beyond this point? A quarry manned by Danon laborers. Nothing else? There's a Danon medical facility for the severely ill at the back. However, for sanitation reasons, it's kept off limits, even to guardsmen. That was odd. Why do you think this Dohalim would want to see us? It's probably a trap. Still, they already know we're here. Not like we can start being stealthy now. We might as well listen to what he has to say. Hey, are you sure about going? What if it's a trap? That Kisara woman. She sounded pretty smug about serving Dohalim, didn't she? She still has a Renin for a boss. How is that any different from being a slave? Renin society is a meritocracy. To us, it's seen as natural that those who sit at the top rule over the rest. It's the same old wall as the rest of Danna at the end of the day, just with a different coat of paint. I guess it can change people's attitudes if they can at least serve someone they respect. But they're still being deceived. It's obvious that's what's happening. On the one hand, her loyalty really did seem to be genuine. But on the other hand, Calaglia had its fair share of Danons who just accepted Renin rule because it was all they'd ever known. With that in mind, it can be hard to tell if her loyalty truly came about on its own, or if it's just the result of years of subjugation. Who knows? It might clear some things up if we hear what Dohalim has to say. Yeah, you're right. Let's make our way to the palace. Ma che cosa strana, vedremo poi cosa ci dirà. Comunque carina la tipa, vediamo un po' come fare. Allora, niente, cioè nel senso carina non nel senso di bella, carina nel senso gentile. Va bene, vediamo un po'. Ma non la prendo, grazie, però me lo segni? Va bene, va benissimo così. E quindi che cazzo faccio? Lo posso dare? Mi toccherà tornare indietro. Vabbè, non abbiamo fatto un cazzo questo episodio, ho solo parlato. va bene, l'importante è che ci si diverta. Andiamo pure. Lo gioco è così, so che non lo seguirà nessuno, ma lo faccio per me perché a me piace tanto. Quindi me lo gioco, me lo vedo io e me lo rido anche. Oh! I just don't get it. The Danons have endured years of suffering. How could they just turn around and trust the Renins all of a sudden? Yeah, I've been wondering the same thing. But I guess they must have a pretty good reason, right? Like what? What could erase 300 years of pain and suffering? Maybe it's precisely because they suffered for so long that they see Dohalim as something of a savior. Hey, whose side are you on here, Alphen? Relax, Rinwell. All I'm saying is that we shouldn't jump to assumptions about these people until we know more about the situation. I just don't get it. In effetti neanch'io, però insomma adesso poi spiegherà che cazzo succede. Va bene, andiamo pure. Salve signore, io con lei ho già parlato. E di qua mi farai andare?
Io penso proprio di no, ma penso che ci andremo poi, quando avremo sconfitto, cioè sconfitto, quando avremo il permesso, non lo so cosa dovremmo fare qui, perché non si è capito se dobbiamo parlarci, sconfiggerlo, svolarlo o farci una partita di baseball. Vabbè, comunque sia, andiamo. I guess that towering structure at the center is the palace. Vediamo, glielo ripeto signore, non trattiamo questo genere di articoli, non può proprio fare nulla, mi serve per il mio nipotino appena nato, vorrei tanto aiutarla ma non sono in grado perché non prova un altro negozio. It's not a question of danger. We're going inside regardless. E vorrei capire diverse cose. Allora, qua alla fine siamo andati alla cava e quindi dopo c'è rimasto questo posto che può darsi che si sia a sto punto liberato. Non ne sono sicuro, ma ci provo. Insomma, che cazzo succederà mai, insomma, se ci vado? Perderò un po' di tempo, capirai. Ok, non c'è niente qua, vero? Ok, per me è sempre il punto da capo che dirà che non possiamo farci un cazzo. Cioè, non dice proprio niente, è proprio tranquillo e beato lì, così, vabbè. Vabbè, adesso andiamo. Tanto ci sta aspettando il Lord, quindi è l'unica strada è andare là. Vediamo un po' cosa ci dicono. Eccoci qua. Perfetto. Questo lo sappiamo già cos'è. Ed eccoci qua. Bene, ragazzi. Io direi che ci possiamo anche fermare qua. Per questo video è tutto. Io vi vedo come solito. Lasciate un commento se vi piace la serie, fammi appunto sapere cosa ne pensate. Per il momento vi do saluto da Shiva. Ciao ciao.